Santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Cordiale saluto a tutti gli amici unitalziani che partecipano alla processione mariana. Il saluto si estende anche a quanti, ammalati nel corpo e nello spirito, partecipano da casa mediante il collegamento televisivo. Tutti quanti stringiamoci a Maria, l'Immacolata, perché ci conduca a seguire Gesù. La famiglia dell'Unitalsi sta vivendo il suo pellegrinaggio nazionale, guidata dal tema pastorale che il Santuario di Lourdes ha proposto ai pellegrini per l'anno in corso. Il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli, perché formati all'ascolto della parola, aprano il cuore e le labbra a colui che ha fatto dono del suo verbo all'umanità. La preghiera del Padre Nostro fa bene a noi per ricordarci ciò che chiediamo. La santificazione del nome di Dio con tutta la nostra esistenza. La costruzione del suo regno con la nostra testimonianza quotidiana, l'obbedienza al suo progetto di salvezza. Seguono poi le richieste del pane quotidiano e del perdono, l'aiuto nella prova della tentazione e la liberazione dagli attacchi del maligno. E aggiunge Sant'Agostino, in questa preghiera entrano tutte le nostre preghiere, perché questa è preghiera spirituale pronunciata dallo Spirito che abita in noi. Ci accompagni Maria, donna spirituale e maestra. Many messages of condolences for the disappearance of Bishop Emeritus Luigi Malucci, who passed away yesterday morning. For 10 years he led the diocese before retiring to the shrine of the Most Holy Conception in the ghetto. The German mayor said, "It is with great pain that I learned of Monsignor Luigi Malucci's news with the Bishop Emeritus. We share the initial phase of COVID, the lockdown and then the restrictions. I remember in particular the Easter celebrations which took place for the first time after time in memorial, indoors and without a procession. In addition to the 10-year episcopate in our diocese, his name is linked. Don Luigi has been and will remain an important piece in our association's history," commented Rocco Pales. "It is with extreme pain," declares the president of the province of Viterbo, Alessandro Romori, "that I learned of the disappearance